Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo in piena stagione estiva, aspettiamo che arrivino i turisti, vediamo se la Calabria confermerà i dati relativi all'estate 2017. Per fare ciò bisogna, come dire, rendere questa regione appetibile. Già le prime immagini, per esempio, che arrivano dal nostro mare non sono confortanti, però i tecnici dicono che è stata la mareggiata, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi, però quelle immagini con questa striscia che galleggia l'acqua non è sicuramente un bel vedere. Però vediamo, aspettiamo, cerchiamo di capire se le cose miglioreranno. Certo, siamo già luglio inoltrato, però per capire come sta funzionando, come si è organizzata, come sta rispondendo la Calabria alle stanze dei turisti, dei vacanzieri, ho voluto invitare oggi Innocenza Giannuzzi, che è presidente del Consorzio Blu Calabria, proprio perché conosce questi meccanismi che muovono la macchina turistica calabrese. Come siamo messi? Dalla parte privata penso che siamo messi molto bene, perché funzionano. I nostri operatori sono pronti ad accogliere i turisti. Forse un po' di meno è dalla parte invece regionale, che molto probabilmente non si è attivata nei tempi giusti per garantire, come diceva prima, un mare limpido, anche se dagli ultimi dati rilevati hanno detto che è solo un problema di mucillagine, però visivamente non è un bel vedere. Gli ultimi dati sono abbastanza positivi, anche perché c'è un trend comunque di turisti in arrivo, soprattutto nel periodo di giugno già passato, in aumento luglio ed agosto. Tenendo presente che la Calabria ha la potenzialità di accogliere oltre 48.000 turisti, però ancora ad oggi ne accoglie meno della metà. Forse, secondo me, i nostri operatori e anche la Regione nella realizzazione dei bandi dovrebbe puntare molto di più ai servizi da offrire ai turisti, non tanto alla ricettività, perché come attività ricettive la Calabria è competitiva. E soprattutto bisogna puntare, al di là di tutto, dell'estate, no? Perché bene o male gli italiani tutti quanti, ma anche gli stranieri, vanno in vacanza, no? Dagli altri paesi europei, puntare alla destagionalizzazione dell'offerta turistica. Specialmente a prescindere dalla parte, diciamo, marittima, quindi dalla parte costiera, anche dalla parte nostra dell'entroterra. Noi abbiamo la Sila, che è un patrimonio unico. Ma lo diciamo da 30 anni questa Sila, però non riesce mai a decollare. La Sila, secondo il mio punto di vista e secondo alcuni operatori anche turistici, non riesce a decollare perché c'è poca comunicazione. E soprattutto, siccome la Sila fondamentalmente è basata su un turismo invernale, quindi sullo sci, la Regione dovrebbe puntare a realizzare degli incentivi, o anche lei personalmente, sull'innevamento artificiale, in modo che il turista che vuole prenotare una vacanza è sicuro ed è certo dell'esito della vacanza. E soprattutto cercare di realizzare dei punti di conviviale. Io per esempio sono sicura che un tè caldo, una cioccolata calda su Botte Donato d'inverno alle 17:30 non si può prendere, perché nulla è aperto sulle piste. Quindi non siamo pronti, non siamo preparati, abbiamo le bellezze naturali, abbiamo questo paradiso meraviglioso, però non riusciamo a trasformarlo. È qui la differenza, che la parte privata è pronta. Manca tutta l'altra parte invece, che è la parte tra virgolette burocratica, perché se io vado a realizzare dei bandi e vado a realizzare dei bandi solo improntati alla realizzazione di attività turistiche ricettive e non invece improntati ai servizi, è ovvio che il privato non riesce. Ma non c'è, come dire, una sorta di
sistema che si muove in maniera simbiotica, no? Cioè, io ho l'impressione che l'offerta sia un po' a macchia di leopardo, nel senso che il Vibonese c'è un certo tipo di offerta turistica per cui intercetta il vacanziero che arriva da oltre i confini del nostro paese. L'area del Cosentino ne ha un'altra, l'area del Regino un'altra ancora. Cioè, non c'è un'offerta, cioè l'immagine Calabria. Ma l'immagine Calabria è stata sbagliata, è stata data e si continua a dare sbagliata dalla stessa regione Calabria. Perché quando noi andiamo, allora, non c'è una rivista né italiana e né estera che sponsorizzi la Calabria. Noi troviamo la Puglia, troviamo la Sardegna, troviamo la Sicilia, la Calabria è sempre assente. Quando si porta l'immagine della Calabria, si porta solamente l'immagine di Tropea. Tropea, bellissimo posto, ma non rappresenta la Calabria. Quindi vuol dire che tutto ciò che riguarda la Calabria, la nostra bellezza, la nostra cultura, il nostro patrimonio, non sono ancora esposte sul palcoscenico mondiale. Quindi non sono stati accesi i riflettori su cui abbiamo arte, gastronomia, cultura, non c'è nulla da questo. Quindi ogni operatore deve muoversi in maniera autonoma. Autonoma. Se noi andiamo a vedere il BIT di Milano, la Borsa del Turismo, che cosa la Calabria cosa ha portato o su che cosa ha acceso i riflettori? Sull'Anduja e su Tropea. O l'ultima a New York, quale prodotto si è portato? Sì, la dieta mediterranea, benissimo, l'Anduja, il caciocavallo silano, però tutto il resto, che tutta l'economia calabrese, era assente o comunque non è stata esposta nella maniera dovuta. Quindi c'è una, secondo me, una comunicazione errata di quello che realmente la Calabria è e di quello che può offrire. Non c'è un percorso lineare affinché il turista riesca a vedere e avere sotto mano tutta la Calabria. Quindi una visione d'insieme di quella che offre questa regione. Ma lei crede che il fatto di non avere un assessore al turismo da ormai 7 anni incide in qualche modo? È deleterio. Perché l'operatore non sa chi... L'operatore a chi si rivolge? O comunque al di là, con chi è la prima persona con cui poter parlare o spiegare delle esigenze o anche proporre delle novità in Calabria? Noi abbiamo proposto come consorzio tantissime novità per la Calabria. Non è stata accolta una, non abbiamo mai avuto risposta. Eppure la parte privata è pronta, è questo che io non capisco. Tutta la parte privata è pronta, è contenta, è dinamica, è felice di iniziare un percorso diverso, di presentarsi al palcoscenico in maniera diversa, ma tutto tace e nulla si muove. E così allora come perdiamo sempre occasioni? Cioè, ma la Calabria sta perdendo occasioni. Anche il fatto del 9% in più dell'arrivo dell'anno scorso portate sulle statistiche turistiche, è minimale, perché noi siamo in ritardo. Se fosse un 18, un 20, un 30% in più, beh, qualcosa si vede in Calabria. È una parte minimale, perché siamo in ritardo come Calabria. Eppure non ci manca nulla dal punto di vista dell'impatto ambientale. Noi abbiamo tutto. Noi possiamo fare i percorsi enogastronomici, possiamo fare le collegate ai percorsi culturali, ai percorsi paesaggistici, ai percorsi costieri. Possiamo sviluppare l'ittiturismo, possiamo sviluppare le wave of life, rilanciare quindi i borghi, rilanciare ad esempio un percorso bellissimo che nessuno fino ad oggi ha lanciato e noi l'avevamo proposto, sono le vie del sale. Si parte dalla Sibaritide arrivando giù fino a Scilla. Però se i percorsi, se non si creano dei fili che uniscano tutte le province calabresi, la Calabria cammina sempre quindi in due sensi. Quindi ognuno lavora per conto suo, compartimenti stagni. Sì. Ma poi dobbiamo portarceli questi turisti in Calabria. Sì, cioè, ma il turista viene in base all'offerta che la Calabria dà, in base a quello che la Calabria comunica. Sì, se ma la anche Calabria... a livello di trasporti, bisogna anche questo è uno dei tanti problemi, perché se un turista arriva all'aeroporto di Lamezia e deve raggiungere per esempio Praia Mare, e come ci arriva? Cioè, dobbiamo chiederlo al governo regionale, cioè, come ci arriva? Questi sono i problemi che impediscono. Oppure poi il turista che arriva a Lamezia, si è chiuso adesso, è stata lanciata l'idea di fare il treno sulla Costa Viola, però dall'aeroporto fino alla stazione di Sant'Eufemia, il turista come ci arriva? Siamo sicuri che ci saranno le navette che porteranno il turista fino alla stazione di Sant'Eufemia, dalla Sant'Eufemia raggiungerà tutta la Costa degli Dèi? Questa è la Calabria. Purtroppo si lanciano le idee, però prima di lanciare le idee bisogna
pensare di strutturare l'idea. Ma voi come operatore, lei per esempio ha un consorzio, rappresenta una serie di imprenditori che si muovono, cioè potrebbe in qualche modo cercare una interlocuzione con la regione? Ma noi siamo perennemente in continuo, definiamo così, assedio nei confronti della macchina burocratica regionale, presentando una serie di proposte che puntualmente non vengono accolte o vengono lasciate nel dimenticatoio. Per esempio, una delle prime proposte fatte alla regione Calabria era il taxi boat, farlo sia dalla parte tirrenica che dalla parte ionica. Cos'è questo taxi boat? Allora, era lo spostamento quindi su mare, quindi non più via terra, facendo un vero e proprio taxi. Ogni 14 miglia c'era la fermata, quindi il turista innanzitutto aveva la possibilità di vedere le bellezze della Calabria da parte, diciamo, del mare. Ma era una buona idea questa, non è passata. E avevamo proposto anche, per evitare specialmente nelle aree di movida calabresi, di realizzarlo là anche la sera, in modo che non c'era il pericolo dei ragazzi usciti dalla discoteca che potessero prendere le autovetture. Dalla parte invece della parte ionica, quindi dalla parte di Crotone, mettevamo noi a disposizione anche le imbarcazioni con i fondali di vetro, in modo che il turista poteva anche ammirare le bellezze archeologiche sottomarine. Nemmeno questi. Non è stato nessuno, tutto silente. Avevamo presentato anche per una parte di turismo, tra virgolette, un po' più particolare da tutelare, la Blue Accessibility, no? Quindi una serie di formazioni, di corsi di formazione per gli operatori, e anche all'interno delle attività ricettive una serie di azioni mirate in modo di avere un'accoglienza al 100%. Tutto tace. Abbiamo presentato le vie dell'Olimpo, abbiamo presentato un'idea e delle idee progettuali anche su Crotone, su Croton, dei musei virtuali, la stampante 3D da utilizzare in modo che il turista, nel momento in cui visitava il Tempio di Era, se ne potesse andare col monile, ma scelto da lui, e quindi portarsi con sé un ricordo, perché la Calabria, alla fine rimane in mente la Calabria se la Calabria riesce ad emozionare. Avevamo anche fatto una proposta di abbinare il taxi boat dalla parte della zona tirrenica alla parte ionica, con un interscambio di navette, in modo che il turista facilmente e con la massima fruibilità poteva spostarsi dalla parte tirrenica e dalla parte ionica, e quindi visitare in toto tutta la Calabria. Beh, le idee insomma ci sono, in campo. Le idee ci sono e ce ne sono tantissime. Ma altre. Con chi avete interloquito? Cioè? Con i dirigenti di settore, mancando l'assessore o mancando gli assessori, perché in regione mancano gli assessori, quindi uno ovviamente discute o si propone e prospetta le idee e i progetti ai dirigenti. Senta, poi i dirigenti non so. Lei da tempo va sostenendo che la nautica in Calabria è, come dire, uno dei fiori all'uccello, certo, dell'economia di questa, certo, regione. Però non passa questa idea. Perché, secondo lei? Perché cosa è che non riesce? La gente evidentemente non ha contezza. Non è che non ha contezza, non ha la percezione. Perché comunque, fino ad oggi, la nautica non era stata mai tenuta in considerazione in Calabria, e anche i porti fondamentalmente non sono, tra virgolette, porti ospitali. Però il turismo nautico non è solamente un turismo di elite, perché tutti pensano che il turismo nautico è un turismo d'elite, non è così. E al di là di tutto è sempre un varco verso l'entroterra, quindi un altro flusso turistico che non proviene dalla viabilità normale, che però genera fondamentalmente economia su tutto il territorio, perché il turista, è tutto il sistema nautico calabrese che non è concepito in regione. Se noi andiamo a vedere quanto ittiturismo c'è in Calabria, è quasi assente l'ittiturismo, eppure nelle altre regioni invece è un turismo che prende piede, è sviluppato e soprattutto riesce alla forza di portare turismo estero. Però ribadisco sempre un concetto: noi con chi possiamo parlare, con chi discutiamo, a chi proponiamo? È questo il problema. È questo il problema, perché l'ittiturismo aggancia sì. Ci sono gli operatori del settore ittico, le imbarcazioni, i B&B del mare, tutto quello che è connesso anche alla storicità dei posti dove si va a svolgere, quindi tutta la cultura che c'è dietro, ad esempio, non lo so, Vibbo, Pizzo,
possiamo parlare di Paola, possiamo parlare di Cetra, possiamo parlare di tutta la costa. Però se non abbiamo con chi parlare, con chi discutere, con chi creare una progettualità, perché prima di dire e di fare bisogna prima creare la progettualità e poi attivare le azioni. Quante imprese nautiche ci sono in Calabria? Quante aziende? Allora, di cantieristica nautica saranno più o meno una decina di aziende. Del settore del noleggio nautico la Calabria è piena. Però anche lì, ad esempio, si parla tanto del turismo sostenibile, però non c'è un bando regionale sulla sostenibilità. Eppure sarebbe una novità per la Calabria e per il sud Italia. Allora, abbiamo la dieta mediterranea da una parte, abbiamo le bellezze naturali e paesaggistiche dall'altra, manca la sostenibilità. Perché la Calabria, con tutto quello che ha, potrebbe essere tranquillamente candidata a regione del benessere. Eppure le tre cose, una manca e le altre due camminano in maniera disconnessa, non collegate fra di loro. Quindi manca sempre un filone che riesca ad unificare una serie di attività e di imprese sul territorio. Lei cosa farebbe per... No? Dare un colpo deciso verso lanciando un po' questa sicuramente delle operazioni di marketing territoriale fatte bene e fatte in maniera costante e continua a livello nazionale e a livello europeo. Quindi non basta il manifesto messo all'aeroporto? No, il manifesto è l'ultima delle viene cose in Calabria, secondo... viene in Calabria, però quando sei arrivato in Calabria prima però nessuno lo sa. Ribadisco, prima abbiamo detto, manca la comunicazione della Calabria, la Calabria come regione, su tutte le riviste nazionali ed europee. Manca proprio la comunicazione di che cos'è la Calabria, delle potenzialità e soprattutto di ciò che la Calabria offre. Ma quindi lei ci crede, insomma, nella Calabria? Certo che ci credo nella Calabria, se no altrimenti non avrei costituito il consorzio e non sarei sempre in prima linea per tutti gli imprenditori calabresi. Quindi lei dice, è possibile... È possibile. Allora, la Calabria è una miniera d'oro. Bisogna solamente far sì che questa miniera venga conosciuta. Noi abbiamo, ad esempio, prima abbiamo parlato del Parco Nazionale della Sila, in tutti i laghi italiani vengono svolte, durante il periodo estivo, primaverile, autunnale, dei campionati, no? Che possono essere di barca a vela, di windsurf, di kitesurf anche sui laghi, no? Tutto ciò che riguarda comunque l'acqua. In Calabria questo non si può fare, perché A è un parco naturale per cui non si possono fare attività e soprattutto nel periodo estivo la società idrica, la B2, ovviamente per mandare in produzione l'energia, quindi la centrale, apre la diga e per cui l'acqua scende abbassa il livello, per cui l'acqua scende sotto il livello normale. Per cui determinati sport che si fanno in tutta Italia non si possono fare in Calabria, eppure sarebbe bello fare del partnership tra, non lo so, il lago di Garda e la Sila calabrese. Quindi mi faccio capire, ogni imprenditore deve inventarsi qualcosa per i suoi clienti, deve certo. In qualche modo... Deve cercare di diventare attrattivo, ma è sempre una singola unità di fronte a un palcoscenico mondiale. Se invece si cominciasse a seguire un filone unico, per cui dare un'unica offerta... Ma offerta io intendo non come posti ricettivi, offerta come servizi, perché la Calabria ha necessità di servizi, servizi turistici, quella è la carenza fondamentale della Calabria. Che poi uno arriva in Calabria, la rivista francese ci ha definito una terra bella e selvaggia, sul selvaggio, sulla viabilità e soprattutto come vengono tenute le strade calabresi, forse un po' di verità c'è. Perché la viabilità a livello ottico, visivo, no? Perché io penso che il primo biglietto da visita sia la pulizia, e in Calabria manca, perché se noi camminiamo sulle strade interne, le strade provinciali, vediamo cumuli di sporcizia, quindi la prima cosa, le strade non curate. La qualità del manto stradale. Insomma, la qualità, che non abbiamo buche, ma abbiamo crateri, voragini. Io immagino per esempio la Vibonese, che è una delle zone più gettonate. Ma Porto Tropea come emblema della Calabria. E poi io non supporto, io ribadiamo il concetto, Tropea non è la Calabria, ma lo porto come emblema. E poi non tutelo e non valorizzo il territorio, anche la viabilità. È come aver fatto nulla, perché il turista sì, viene a visitare Tropea, verrà a visitare l'IGP Cipolla di Tropea, quindi le aziende che producono tutta la storicità, e poi che fa? Ha il problema della viabilità, di camminare su gomma per strada. Perché o da una parte c'è una fossa, o visivamente dall'altra vede una strada non tenuta e non curata,
Per cui è sempre il concetto primario è programmare. Manca la programmazione in Calabria. Ma come imprenditori, perché non si mette insieme, perché non si fa sentire con più forza la voce, perché non si chiede alla regione un incontro per pianificare, per vedere, ma non a luglio, queste cose vanno fatte a gennaio. Ma noi siamo dall'autunno scorso che chiediamo incontri. Dall'autunno scorso nessuno riceve, nessuno soprattutto dà risposte, la cosa che dà più fastidio. Allora la politica deve dire o sì o no, non più gni. Allora, è preferibile avere un no, però sapere di aver avuto un no, e non un gni che non è né sì né no. Perché nessuno oggi in regione è capace di dare delle risposte agli imprenditori. Le faccio un esempio, ci sono i contratti di sviluppo, no? Se ne è sentito parlare in Calabria dei contratti di sviluppo, il mega accordo siglato a luglio 2017 con il Mise e con Invitalia. Benissimo, lei sa che a distanza di 18 mesi 4 contratti di sviluppo che andranno a generare sul territorio calabrese 2.000 posti di lavoro più tutto l'indotto ancora non hanno una risposta dalla Regione Calabria e sono passati 18 mesi. E gli imprenditori non possono partecipare ai nuovi contratti di sviluppo non avendo la risposta dei precedenti. E quindi questo mette anche a rischio i posti di lavoro? Posti di lavoro sono 2.000 posti di lavoro, più tutto l'indotto che si va a creare, più tutte le persone che dovranno lavorare per andare a creare delle strutture, parchi acquatici. E dovranno essere creati dei parchi acquatici, dovranno essere creati delle strutture marittime di secondo livello, l'unica in tutta l'Europa, cioè una serie di azioni sul campo. Però l'imprenditore, noi, le risposte a chi dobbiamo chiederle? Se qualcuno mi dice guarda, devi andare dalla persona X e da lì avrai la tua risposta, ben venga. Ma in regione nessuno dà risposte, tutti si stringono alle spalle, aspettiamo, sono passati 4 anni, per i contratti di sviluppo sono passati 18 mesi. E non è accaduto nulla? Non è accaduto nulla. Tutto rimane silente, tutto rimane fermo. Ecco perché continuo a dire è meglio avere una risposta, è sì o è no, non questo gni, che per noi non significa nulla, perché alla fine quello che la burocrazia forse fino ad oggi non ha compreso, non vuole comprendere, che gli imprenditori il 31-12 di ogni anno devono chiudere le attività e si spera sempre in bilancio positivo, mai in bilancio negativo. E questa è la differenza sostanziale. Il bilancio adesso com'è? Cioè abbiamo delle aziende che chiuderanno il bilancio in maniera negativa, delle aziende che riescono in maniera molto difficile a chiudere un bilancio positivo. Perché ce la mettono tutte, ma perché tutte le imprese si cercano di reinventarsi. E gli imprenditori che... Non abbiamo una tutela per l'agroalimentare. Non abbiamo una tutela, in Calabria nessuno tutela le eccellenze agroalimentari. Nessuno parla... Allora, il nostro prodotto, che è riconosciuto e che comunque la Calabria loda sempre, non viene tutelato. Allora, iniziamo il periodo delle clementine, IGP, clementine di Calabria, che è stato realizzato l'IGP, ma è rimasto lì, non si è stato capace di continuare a promuoverlo puntualmente, arriva importazione estera, nessun controllo, non lo so. Patate IGP della Sila, la stessissima cosa, inizia la produzione, arrivano i tir dalla provenienza Francia, nessuna tutela. L'ultima che io fino ad oggi non ho sentito un'associazione di categoria sul maxi accordo che c'è stato tra la Coldiretti e Federolio, sull'italico. La Calabria, seconda regione produttrice di olio in Italia, non ha parlato. Ma neanche l'assessore regionale ha detto scusate, io rappresento una superficie olivetata, una serie di imprese calabresi, questo accordo è a discapito dei produttori calabresi. Nulla, tutto tace. Questi sono i problemi della Calabria. Solo gli imprenditori, la parte privata parla, solo la parte privata si mette in gioco. E le sigle? E la regione dov'è? A difendere gli imprenditori? Ha disegnato un quadro disarmante, pur nella consapevolezza che questa regione abbia i numeri
per giocare un ruolo da protagonista, sì. Lei dice però siamo lì che aspettiamo che la politica decida. Finché riguarda solamente gli imprenditori si mettono in gioco, gli imprenditori sfidano, gli imprenditori, e la cosa bella è questa, gli imprenditori continuano a credere nella Calabria. E questo è il bello, gli imprenditori continuano a credere nella Calabria, continuano a credere nel valore dei propri prodotti e del territorio. E questo la politica questo deve recepire, che si deve affiancare agli imprenditori. Non sono gli imprenditori che si devono affiancare alla politica, ma è lei che si deve affiancare per supportarli. Questa purtroppo è una carenza. Quindi, che è sotto gli occhi di tutti. Come imprenditori vedete un po' la politica distante, non partecipa. È assente, non è distante, è assente in questo momento la politica. Se le ho detto prima, il discorso dell'italico, no? Dove il 50% dovrebbe essere olio italiano e il 50% dell'olio comunitario, quindi non provenienza Italia, e usare il nome italico per richiamare questo Italian sounding, allora... E le produzioni calabresi che fine fanno? Vengono ancora di più sottopagate? Ma questo su tutto quello che riguarda l'agroalimentare non c'è nessun tipo di tutela. Eppure turismo e agricoltura dovrebbero camminare in maniera parallela. Dovrebbero essere i motori trainanti. Unico binario, no? Sì, questo. Motori trainanti. In tutto il mondo ci sono i percorsi enogastronomici. Da noi ne hanno realizzato... Non mi sembra. Sempre, io parlo della parte pubblica, la parte privata sì, cerca di realizzare questi percorsi, ma se poi tutto l'assetto regionale, tutte le bellezze che abbiamo non vengono promosse dalla regione, ma viene promosso un solo settore, un solo posto, un solo luogo, è inutile. Si è sempre un passo indietro. Invece noi dobbiamo stare sempre un passo avanti, dobbiamo recuperare. E cosa bisognerebbe fare, secondo lei? L'unica cosa da fare è che la politica cominci ad ascoltare le imprese calabresi, gli imprenditori. Ci deve essere l'ascolto, perché in base all'ascolto allora si devono attivare una serie di azioni. Questo è quello, a mio avviso. Quindi al momento c'è distanza? Al momento c'è una distanza abissale. E questo non favorisce naturalmente. Non favorisce le imprese, ma soprattutto non favorisce la Calabria, no? Allora, gli imprenditori, le persone, i calabresi, comunque sono stanchi di vedere i giovani che abbandonano la Calabria. Noi dobbiamo far di tutto per tenere i nostri giovani in Calabria. Un giovane che non ha a chi riferirsi o fa un bando e ci vogliono anni per avere una risposta sul bando, è ovvio che non tenta. Fa la valigia e se ne va. E noi questo dobbiamo impedirlo. Perché la Calabria è una regione, ribadisco il concetto, che ha tutte le caratteristiche per essere una regione forte e ricca. Cioè la Calabria non ha nulla di meno rispetto a una Puglia, rispetto a una Sicilia, rispetto a una Campania, rispetto a una Sardegna, rispetto a qualsiasi, forse anche di più. E il problema è che non riusciamo a valorizzarlo e soprattutto non lo riusciamo a comunicare. Quindi mancanza di comunicazione efficace e mancanza di idee chiare, quindi un'idea di sviluppo attraverso questi due settori che sono l'agricoltura e il turismo, i motori dell'economia. I motori. Cioè noi abbiamo ad esempio, su Mongiana, le forgerie borboniche di Mongiana, no? Io non le ho mai sentite. Non le ho mai sentite promosse dalla regione Calabria, eppure tutto il percorso storico della Calabria, della Sicilia, il regno delle due Sicilie, cioè la più grande, la flotta del regno del periodo borbonico veniva realizzata in Calabria, eppure questo non è stato trasmesso. Per cui il turista non sa cosa deve andare, non sa. Ci limitiamo a spiaggia, mare. Ci siamo limitati, spiaggia, mare. Struttura. Struttura, basta. No, il concetto è diverso, non è la struttura, non è il territorio che deve ruotare intorno alla struttura, ma sono le strutture che devono ruotare intorno al territorio, perché il territorio è quello che emoziona, il territorio è quello che comunica quello che la Calabria è ed era. Insomma siamo messi non benissimo da questo punto di vista, ci dobbiamo affidare alla buona volontà di chi opera nel settore, basta insomma.
che ci sia una sorta di filiera, non c'è. Ma la volontà c'è, la volontà della filiera. Bisogna incanalare queste energie, queste energie positive vanno incanalate, vanno estradate, va tracciato un percorso. Ma il percorso la parte privata lo traccia, perché la parte privata... Capito, ma c'è bisogno di sinergia con la parte con l'istituzione. Ho capito, no? Ma se la parte istituzionale è assente o non ascolta, la parte privata andrà avanti, perché la parte privata deve vivere. Non è l'istituzione, la parte privata alla fine è l'imprenditore o la sua struttura è lui stesso, per cui è una questione di sopravvivenza. La parte privata quindi si andrà ad unire e creerà una serie di percorsi di filiere, magari col supporto regionale avrebbero avuto una maggiore amplificazione. Perché lei dice così com'è la Calabria può dare 10, se c'è un lavoro sinergico può dare 30, 40, 50. Non so. Quindi è sottodimensionata. È sottodimensionata. Ad esempio, noi dovremmo andremo al Salone di Genova, no? La più grande manifestazione della nautica. Allora lì avevamo proposto di non portare solamente la nautica in sé, ma portare tutta la parte turistica e anche la parte culturale della Calabria, come abbiamo già fatto noi da soli al Salone di Zagabria. Quindi una Calabria da scoprire. La parte del settore ittico, quindi le tonnare, la Calabria ha una storia, no? Ittica, le tonnare, le spadare, quindi è un collegamento che dal mare parte ma verso l'entroterra. Non abbiamo avuto risposta noi, eppure andremo in questa maniera, così come ho appena detto, però solamente la parte privata, quindi saranno tutti investimenti privati, però rappresentiamo la Calabria a 360 gradi. Perché la Calabria oggi non viene rappresentata a 360 gradi, quindi viene rappresentato un piccolo segmento della Calabria. Cioè. Più si fa conoscere e più si diventa attrattivi, più marketing territoriale si porta avanti e più i turisti ovviamente avranno l'intenzione e l'idea di venire in Calabria. Secondo lei quanto tempo ci vorrà per cambiare mentalità e per immettere un po' di volontà politica in questo panorama che lei ha disegnato? La parte privata è pronta. Sì, questo ci siamo. Parte pubblica, se recepisce quello che gli si sta chiedendo, è bene, allora i tempi si abbreviano. Se non lo recepisce, i tempi si allungano. Ma comunque un cambiamento ci dovrà essere. Lasciamo con questo messaggio. Grazie al presidente di Blu Calabria. Ci ha descritto una situazione pesantuccia per questa terra. Ci sono le potenzialità, ci sono le capacità, ci sono le componenti che necessitano per guardare ad un futuro diverso, ma manca quella spinta, quella capacità della politica di far quadrare tutto, no? Di mettere tutto insieme. La politica non riesce, a mio avviso, sempre ad avere una programmazione attenta. Questa è la... Grazie, le auguro buon lavoro. Grazie. Ci vediamo domani. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.